Al Salone Ducale del Municipio di Aosta, venerdì 21 luglio alle ore 20, Andrea Albertini presenterà il suo romanzo Una famiglia straordinaria, edito da Selleri. Perché straordinaria? Il più importante direttore del Corriere della Sera, il drammaturgo che ha scritto La Tosca e Madama Butterfly e un'affascinante attrice nipote di Tolstoi sono, per legame matrimoniale, i componenti della stessa famiglia. E a raccontare questo legame è Andrea Albertini, loro discendente diretto. L'appuntamento di Aosta è stato fortemente voluto dall'assessore alla cultura Samuele Tedesco. Perché ha voluto fortemente questo appuntamento? Grazie mille intanto, perché si inserisce all'interno di un percorso che abbiamo iniziato con Aosta, capitale italiana della cultura, che vuol mettere il cittadino al centro della scena culturale. E questo evento arriva dalla proposta di due donne coraggiose ma soprattutto interessate al mondo. E ovviamente la proposta è molto interessante perché parla di una storia intrecciata e non stratificata, proprio come la nostra città che compierà 2050 anni. Si parte da Giacosa, insomma, che ha rivoluzionato il mondo del teatro, per poi passare a Tolstoi e poi ad Albertini, che ha rivoluzionato il mondo del giornalismo. Insomma, un modo di scrivere ma anche di immaginare il mondo che non può che trovarci d'accordo. Bene, grazie Assessore. Allora a questo punto andiamo a conoscere almeno una di queste due donne di cui l'Assessore ha accennato. Siamo con Chantal Willermo, che è professoressa, ricercatrice. Ecco che questo, diciamo, questa ricerca, queste famiglie le conosce decisamente bene. Sono famiglie che hanno frequentato la Valle d'Aosta e che sono unite, seppure a livello, diciamo, matrimoniale, tra di loro. Sì, io mi occupo di turismo d'antan e quindi queste tre famiglie ho parlato di queste tre famiglie perché Giuseppe Giacosa era di casa in Valle d'Aosta, nelle nostre montagne e soprattutto anche nei nostri castelli. E Luigi Albertini con la famiglia andava in vacanza prima a Champoluc, all'Hotel Breithorn, e poi si è costruito Villa Albertini vicino al castello Savoia Gressoney. E la nipote Tania Tolstoi, la nipote di Leone Tolstoi, cioè parliamo di uno, Leone Tolstoi, che ha fatto, come si faceva ai tempi, il Grand Tour in Europa, in Italia, in Grecia, ed è passato anche dalla Valle d'Aosta e l'ha raccontata in un suo diario. Possiamo dire che la Valle d'Aosta ha un po' amalgamato, diciamo, la storia di tutti loro. Certo, la Valle d'Aosta è proprio un luogo di passaggio, ma anche di villeggiatura e di turismo fin da metà 800, se non anche prima. Ricordiamo due cose. Primo, la finalità, e secondo, ricordiamo le date e gli appuntamenti. Allora, la finalità è sicuramente leggere questo straordinario libro, questo romanzo che io e la mia amica Ezia Bovo ci siamo veramente, ce lo siamo bevuto, ecco, ed è bellissimo, e parla anche, è proprio un affresco storico. Gli appuntamenti sono ad Aosta, al Salone Ducale, il venerdì 21, questo venerdì, alle 20. Mentre invece il giorno dopo, sabato 22, sarà al Salone del Melograno di Sogne in occasione della rassegna Assaggi d'autore, quindi ci sarà l'incontro alle 21 con Andrea Albertini e poi ci sarà una degustazione della piata, che è questo dolce tipico di Sogne, con la fiocca.